Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Sala Barile, Palazzo del Pegaso, via Cavour 4 a Firenze, sede del Consiglio regionale, 28 giugno 2022, seduta appena conclusa, dunque con le riprese del nostro fido operatore Marcello Sani andiamo a vedere quelli che sono gli argomenti, come di consueto due, che abbiamo selezionato per la rubrica di oggi. Vediamo gli argomenti. Bene, il primo argomento che, come abbiamo visto in grafica, abbiamo scelto oggi è la confisca dei beni immobili alle mafie, una nuova PDL, una proposta di legge del Consiglio regionale della Toscana fatta al Governo nazionale per ampliare le maglie di questa legge che, secondo le intenzioni del parlamentino della nostra regione, dovrebbero appunto andare a destinare alle vittime di mafia i beni confiscati alle mafie stesse. Andiamo a sentire, come sempre, i pareri della maggioranza e della posizione in consiglio. Il Consiglio regionale ha deciso di presentare al Parlamento italiano una proposta di legge che riguarda la destinazione degli immobili che sono confiscati alle mafie. In particolar modo l'obiettivo di questa proposta di legge è quello di estendere i possibili assegnatari in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si stabilisce infatti che questi immobili oggi possano essere anche concessi a titolo gratuito per un massimo di 5 anni a coloro che sono risultati vittime dei reati di mafia, di cui all'articolo 416 bis del codice penale, ma anche tutti i reati che sono stati commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso. Il presupposto è che chi è stato vittima abbia determinati requisiti reddituali e che soprattutto si sia costituito parte civile nel processo penale ottenendo una provvisionale o una condanna che non sia stata eseguita dal punto di vista risarcitorio, oppure a prescindere dalla costituzione di parte civile nel processo penale abbia deciso di avviare un'autonoma azione risarcitoria in sede civile e non abbia ancora ottenuto ristoro. Con questa legge quindi potranno questi immobili essere assegnati in uso anche a queste categorie di persone, che sono persone che anche in virtù delle diverse forme di collaborazione che hanno reso con la giustizia nella repressione dei reati di mafia possono avere necessità impellenti di poter fruire di beni immobili alternativi alla loro precedente abitazione. È una proposta di legge al Parlamento che va a superare i limiti del codice antimafia, perché il codice antimafia detta dei limiti per la destinazione d'uso che questa proposta di legge va a superare. Per questo noi siamo d'accordo, in particolare perché chi è vittima di reati di mafia possa usufruire dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Lo diciamo forte e chiaro. Anche le vittime dei reati devono essere in qualche modo indennizzate, compensate se hanno dei problemi di carattere finanziario, economico. Quello che voglio dire è soprattutto però che il Parlamento poi dovrebbe accogliere queste proposte di legge che hanno una loro ragionevolezza, un loro significato. Abbiamo visto invece come purtroppo assai spesso queste proposte di legge al Parlamento cadano nel vuoto e questo non è un bel segnale di rapporti positivi tra il Parlamento, tra Roma e le regioni. Credo che oggi sia un bel momento per tutta la Toscana, non soltanto per Fratelli d'Italia, perché se è vero che la proposta parte dal nostro gruppo consiliare, è vero che è stata votata all'unanimità sia dalla prima commissione che oggi dal Consiglio tutto, e credo sia veramente un bel momento per la Toscana, perché oggi la Toscana invia, il Consiglio regionale della Toscana invia al Parlamento italiano una proposta di legge per inserire tra le destinazioni possibili per gli immobili confiscati alla criminalità organizzata anche quello di trasformare questi immobili in alloggi
per chi della criminalità organizzata è stata vittima, perché tra i sembra quasi assurdo, sembra un paradosso, ma oggi tra le varie destinazioni che potevamo dare agli immobili confiscati alla mafia non c'era quello di utilizzare questi immobili come alloggi per chi invece è stato vittima della criminalità organizzata. Sappiamo bene, purtroppo, che chi ha il coraggio di denunciare la criminalità organizzata, di dissociarsi dalla criminalità organizzata, di non sottostare al racket della criminalità organizzata, sappiamo che uno delle punizioni tra virgolette a cui vanno incontro queste persone è quello di vedersi minacciata la propria abitazione. E quindi spesso queste persone che hanno il coraggio di ribellarsi alla mafia vedono la propria casa ridotta a un cumulo di macerie o di cenere. Ebbene, ci sembra assurdo che queste persone non possano utilizzare i beni confiscati proprio alla criminalità organizzata per sopperire a questa loro mancanza. Speriamo che il Parlamento recepisca questa proposta di legge, anzi approfittiamo anche delle vostre telecamere per ribadire un altro concetto, un invito a tutti i gruppi politici, a cominciare, noi lo faremo con il nostro, ma a tutti i gruppi politici a sollecitare i nostri parlamentari affinché prima della fine della legislatura calendarizzino questa proposta di legge e la trasformino finalmente in legge nazionale. Bene, il secondo argomento che oggi trattiamo e vi proponiamo è la relazione della garante dei detenuti della nostra regione, che appunto si è svolta qui in Consiglio regionale, e anche su questa relazione, che ha dettaglia lo stato delle nostre carceri, sentiamo come sempre i pareri della maggioranza consiliare e della opposizione sempre in Consiglio. Sentiamo. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione dell'attività del Garante dei detenuti per l'anno 2021 e anche il programma di attività per il 2022. Una relazione che ci offre un quadro del sistema carcerario toscano, evidenzia le problematiche dell'affollamento, mette in luce le caratteristiche strutturali degli istituti di pena, delle REMS e anche dei carceri minorili della Toscana e si concentra sul tema della tutela della salute dei detenuti. Del resto la vocazione del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà è proprio quella di prendere in considerazione la tutela della salute, non soltanto fisica ma anche psichica, della popolazione carceraria, e il contatto che il garante ha con questo mondo viene anche dalle numerose istanze che vengono presentate dalla popolazione carceraria e prese in carico proprio dal garante, il quale fa anche un auspicio che i comuni che ancora non si sono dotati del proprio garante lo facciano al più presto, anche in virtù di una più intensa collaborazione che il garante dei detenuti ha intrapreso con il provveditore regionale del Ministero della Giustizia, con il quale nel corso del 2021 è stato proprio siglato un protocollo. Un impegno a implementare l'assistenza ai detenuti sotto il profilo della tutela della salute negli istituti di pena, un impegno a prendere in considerazione la popolazione carceraria femminile, soprattutto per la valutazione di misure alternative alla detenzione, e anche un impegno congiunto con la prima commissione del Consiglio regionale, che è quella di fare visita a tutti gli istituti di pena della Toscana. La prima commissione ha già iniziato con la visita al carcere di Sollicciano, il carcere più importante dal punto di vista numerico che abbiamo in Toscana, proseguirà nei prossimi mesi con le visite a tutti gli istituti di pena del nostro territorio regionale. Abbiamo votato anche quest'anno contro la relazione del garante dei detenuti. La prima osservazione che mi viene da fare è che in sé la figura del garante dei detenuti è superata. Occorrerebbe una figura di tutela per chi opera e vive nel mondo carcerario, al di là dei detenuti, anche le guardie carcerarie e gli educatori. Sono figure che meritano anch'esse considerazione e tutela da parte delle istituzioni. Abbiamo votato contro la relazione del garante, che troviamo
diciamo, non condivisibile in numerose sue parti, in particolare per quanto riguarda quella concezione per cui sarebbe quasi la società malata a dare, ecco, lo spunto, a creare le basi per la produzione di reati. Noi invece diciamo che la responsabilità penale, secondo il dettato costituzionale, è personale. Vero è che le pene devono tendere alla rieducazione di coloro che hanno commesso degli sbagli, ma il principio per cui chi sbaglia paga deve trovare finalmente attuazione anche nel nostro paese. Quindi sì, attenzione, tutela, soprattutto sanitaria, quando invece sappiamo che ci sono dei rischi di ridimensionamento del servizio sanitario all'interno delle carceri nei confronti dei carcerati, ma anche l'attuazione del principio chi sbaglia paga, un principio fondamentale, perché nel nostro paese si tende troppo spesso a non far pagare a chi ha sbagliato. Sì, è stata modificata la legge perché con il Ministero, dopo un colloquio che c'è stato con gli uffici legali del Consiglio regionale, si è ritenuto di evitare l'impugnativa da parte del Governo e quindi di portare queste modifiche, che per noi erano abbastanza ovvie, però il Ministero ha chiesto che specificassimo che per tutti i lavori pubblici o privati che insistessero su terreni o territorio che erano vincolati dal codice dei beni culturali, quindi insomma beni vincolati, ci fosse il parere della sovrintendenza. Per noi era cosa abbastanza ovvia, l'avevamo scritto nel preambolo della legge, che comunque il PIT è il livello più alto da rispettare. D'altro canto la regione Toscana è stata la prima regione ad avere il piano paesaggistico, quindi non è che possiamo essere noi a dire che non si rispettano le regole, però il Ministero ha chiesto di poter specificare questa norma. Per noi non è stato difficoltoso, anche perché non allunga i tempi, la paura che avevamo era questo. Invece il parere della sovrintendenza, quindi del rappresentante del Ministero dei Beni Culturali, è all'interno della conferenza dei servizi, quindi per noi si rispetta la legge, si rispetta la velocizzazione, si rispetta il nostro territorio. Oggi abbiamo assistito a un'inedita trattativa, o meglio al racconto di una trattativa che c'è stata nei giorni scorsi fra il Governo e la Regione Toscana sulla base della legge per la semplificazione dell'iter che dovrebbe portare ad approvare i progetti legati al finanziamento del PNRR e dei fondi complementari. Di fatto il Ministero della Cultura ha rilevato una violazione delle garanzie costituzionali a favore dello Stato in materia di tutela del paesaggio, perché le norme introdotte dalla Regione rischiavano di portare alla modifica del PIT con valenza paesaggistica, cioè il piano di indirizzo territoriale, senza appunto il coinvolgimento dei rappresentanti del Ministero sul territorio. Da parte del PD è stato detto no, si tratta di un errore interpretativo, sta di fatto che la legge viene oggi modificata in due punti concordati con il Ministero, che raccolgono in parte anche delle osservazioni e delle critiche che noi avevamo fatto al momento del varo della legge. Per noi viene migliorata, ma non vengono migliorate le ulteriori forzature che invece rimangono nei confronti dei comuni e delle province, perché di fatto con la motivazione della disponibilità dei soldi si bypassa la politica locale per realizzare opere che speriamo siano davvero utili per il territorio, ma che certamente avranno un impatto sul territorio stesso che forse i consiglieri comunali e i sindaci sono più in grado di altri di valutare. Ancora una volta, per fare presto e bene, si spera, in realtà si forzano le norme che la stessa regione per anni ha tenuto, inchiodando l'economia locale. Intanto sono contento che un impegno che avevo preso con il governo per evitare l'impugnativa, oggi l'Aula abbia deciso di accoglierlo e di approvare una modifica che serve sostanzialmente soltanto a rendere più chiara la legge. Sono state ore convulse negli scorsi giorni in cui, interloquendo insieme al segretario generale, agli uffici del Consiglio regionale, con il Ministero del MIBACT, avevo posto il tema della necessità di non impugnare una legge che serviva sostanzialmente ai comuni per poter realizzare le opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza più velocemente nel rispetto delle norme nazionali. E quello che abbiamo fatto, e la leale collaborazione ha portato poi alla modifica di questa norma,
che oggi è ancora più chiara e permetterà ai comuni di poter dare risposte più rapide ai cittadini e utilizzo migliore dei fondi del PNRR. Secondo me questa è buona politica e sono contento che l'Aula lo abbia votato praticamente all'unanimità con il gruppo di Fratelli d'Italia che non ha partecipato al voto. Bene, anche per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo insieme a Marcello Sani, Simone Scalabrini dalla Consiglio regionale della Toscana in via Cavour 4 in Palazzo del Pegaso con la seduta di questo pomeriggio che si è da poco conclusa e vi diamo appuntamento alla prossima rubrica dedicata alle attività del Consiglio regionale della Toscana. Grazie a tutti e salve. Regione Toscana, il Consiglio regionale.